Quella sera sono tornato a casa in mutande e calzettini con le persone che mi facevano le foto, pensando che fossi un altro di quegli ubriaconi che frequentano le strade della città il sabato sera tardi, quando sono tutti sbronzi. E anche se mi ridevano in faccia e mi sono sentito un po' ridicolizzato, io dentro di me sapevo che Matteo sarebbe tornato più forte di prima. Quella lì è stata la sera in cui ho preso i miei vestiti da cameriere e ho deciso di buttarli giù dal fiume e prendere la decisione di andare all in, di andare veramente all in e spezzare con il passato, buttare via quei vestiti che rappresentavano il mio lavoro in qualche modo e decidere che avrei fatto l'imprenditore a partire da quel momento. Sono stato il primo nella mia famiglia a fare l'imprenditore. Di fatto, se guardo l'albero genealogico della famiglia Pittaluga, io penso di essere davvero effettivamente il primo. E anche se la mia famiglia mi ha sempre supportato in tutto questo, il più delle volte le persone attorno a me non capivano perché lo stessi facendo e anche cosa stessi facendo. Ma perché? Perché la società, la scuola, in qualche modo ci educano fin da piccoli a credere che la vita sia fatta solamente di pagare le bollette e morire. Quindi vai a scuola, trovi un lavoro, paghi le bollette e poi muori. Io invece ti dico che non è così. Ho sempre creduto che con la tua vita puoi fare qualcosa di straordinario. E se guardi com'è la mia vita adesso, magari mi vedi viaggiando tra Dubai, Stati Uniti, Spagna, Maldive e pensi che sia tutto bello e tutto fantastico, ma non è sempre stato così. Ti posso garantire che tutto quello che c'è dietro sono veramente anni e ore infinite, ore su ore infinite di lavoro, di sacrifici e di tantissimi sforzi per arrivare dove sono arrivato adesso. Beh, la mia carriera da imprenditore inizia ai tempi dell'università, quando studiavo ovviamente, però la notte facevo il barista. E tu direi, ma Matteo, fare il barista non è un'attività imprenditoriale, perché di fatto fai il dipendente, lavori per qualcuno. E invece no, ti rispondo che fare il barista nella mia ottica era comunque un lavoro imprenditoriale. Ma perché? Perché io ho scelto di investire su me stesso. Con i primi soldi guadagnati facendo il portapizze con lo scooter, e mi ricordo anche quelle notti in cui magari pioveva a Genova col vento, andavo lì a consegnare le pizze, mi davano quei 2-3 euro di mancia in più perché li facevo un po' pena, ma io ero grato a quelle persone perché mi stavano supportando per il mio sogno. Allora, quei soldini finivano nel salvadanaio per poi pagarmi il primo corso da barista. E quando ho fatto il primo corso da barista ho iniziato a lavorare in un locale a Genova e poi subito, immediatamente, con i primi soldi guadagnati ho reinvestito su di me e ho pagato il corso per fare il barman acrobatico. Hai presente quelli che lanciano le bottiglie? Mi allenavo in spiaggia, mi allenavo nel parco e cercavo, insomma, di costruirmi una piccola carriera con questa professione. E poi, con i primi soldi guadagnati facendo il barista, anche le prime gare che ho fatto da barman acrobatico, mi sono pagato i primi corsi d'inglese. Sono andato in Irlanda più volte, in Inghilterra, Stati Uniti, perché volevo imparare, volevo investire su me stesso continuamente. E tante persone sono lì che dicono, però tu parli le lingue, hai contatti, hai un network di contatti, hai viaggiato. Io ti dico, queste cose non arrivano a caso, arrivano se le vuoi avere. Mi ricordo quelle serate in cui lavoravo magari fino alle 5 del mattino, anche alle 6 a volte, lavoravo fuori Genova e poi tornavo a casa in tarda notte, praticamente era mattina, e tante volte ho rischiato davvero di schiantarmi. Guidavo la mia macchinina, tornavo a casa, erano magari le 7 del mattino, ero stato tutta la notte a fare cocktail, 300, 400, 500 cocktail anche in una notte, ero stremato. Arrivavo a casa e tante volte mi facevo un litro così di Red Bull e poi mi mettevo a studiare. Quindi non hai veramente idea di quelle notti come sono state per me, tra lavoro e poi studio. E magari i miei amici la domenica erano in giro con le fidanzate a divertirsi con gli amici, io ero a casa invece a studiare, a investire su di me, e ti posso dire che però ne è valsa la pena. Mi sono però reso conto che la strada del dipendente non era quella giusta per me, non mi sono mai visto all'interno di un ufficio lavorare per il resto della mia vita. Quindi la mia decisione è stata quella di viaggiare. Quando non sai cosa fare, a mio modo di vedere, il viaggio può essere veramente la risposta. E ho iniziato a viaggiare per il mondo, sono stato negli Stati Uniti, sono stato in Australia e mi mantenevo facendo quello che ho sempre fatto, cioè il cameriere, il barista e poi anche un po' il PR, cioè ero uno di quelli che ti fermavano per strada o in spiaggia e ti vendevano le serate in discoteca, i pacchetti. Così mi portavo avanti, cercavo di vivere delle esperienze internazionali che comunque mi hanno arricchito tantissimo. Fino a quel giorno che ti dicevo poco fa, quel giorno in cui ero proprio stanco. Hai presente quando tu ti svegli la mattina, ogni giorno, e non sei più felice?
o peggio, a volte inizi anche a stare male proprio fisicamente, a sentirti stanco, debole. Ecco, quello lì per me è un campanello d'allarme importante ed era quello che mi era iniziato a succedere in Australia. Mi svegliavo la mattina e non ero più motivato, no? Avevo capito che la vita da dipendente non faceva più per me. Quel settore, il settore alberghiero che mi aveva dato da vivere essenzialmente per tanti anni, non era più quello che desideravo. Il problema qual è? Beh, che non conoscevo le alternative, cioè non sapevo cosa fare. Però una scelta dovevo prenderla e la mia decisione è stata quella appunto di camminare quel sabato sera dopo l'ultimo turno di lavoro. Ho camminato fino al fiume della città di Mackay e i pochi amici che avevo sono stati veramente di supporto, perché sono venuti con me e non per ridicolizzarmi come magari tante persone attorno che pensavano solo fossi un pazzo, loro invece mi supportavano veramente e mi hanno accompagnato al fiume, mi hanno fatto anche queste foto e ho preso e ho buttato veramente tutto giù. E da quel giorno si è aperto una nuova tappa della mia vita. È stato molto difficile, però avevo chiaro in testa che volevo fare l'imprenditore, volevo fare qualcosa. Chiaro, però non sapevo quali erano le opzioni. E gli anni successivi sono stati parecchio duri tra vari fallimenti, tentativi, un sacco di soldi buttati via. Però ti dirò una cosa, tutto quello, anche quei momenti in cui ero col computer fino alle 3-4 del mattino provando a far funzionare le cose, io non me ne rendevo conto, ma in quel periodo stavo già avendo successo. Stavo avendo successo perché stavo imparando come superare ogni difficoltà, come sviluppare una mentalità che mi ha poi permesso negli anni di superare qualsiasi fallimento. Alcuni dei miei fallimenti storici, beh, mi ricordo una sera che ho bruciato 600 euro in un'ora. Avevo trovato questo sistema online per far uscire un sacco di pop-up. Hai presente i pop-up, quelle finestre che escono quando stai navigando, a volte ti disturbano? E c'era questa opportunità di comprare tipo 1 milione di pop-up ovunque sul web e mettere un annuncio pubblicitario per mandare le persone a comprare qualcosa. Ecco, io avevo visto l'opportunità di business perché ho detto, cavolo, dai, se 1 milione di persone vedono qualcosa che promuovo io, ci sarà uno che compra, beh. Nessuno ha comprato nulla e ho visto letteralmente bruciare il mio budget di 600 euro in un'ora mentre questo milione di pop-up giravano per il web, e questa è stata una grande lezione perché ho capito che senza un metodo e senza una strategia non si va da nessuna parte. Poi un altro fallimento storico è stato con un'azienda di network quando veramente credevo di essere arrivato al top. Parto con questa azienda, tutto va bene, il primo mese faccio 2000 euro, il secondo mese faccio 8000 euro, ero gasatissimo, vivevo a Ibiza. Era qualche anno fa e credevo di aver raggiunto il sogno massimo di un imprenditore digitale, cioè poter lavorare dalla mia spiaggia con il mio tablet, tutto figo, al sole. Ecco, al terzo mese arriva un'email che dice l'azienda X ha chiuso le operazioni e si è bloccato letteralmente tutto. E ancora una volta sono dovuto ripartire da zero. Subito dopo però è arrivato il fallimento più grande di tutti. Mi ero appena trasferito a Valencia e non avevo amici, ero praticamente da solo con il mio cane tutto il giorno a casa e ho iniziato a lavorare su questo nuovo progetto online dove in un anno sono diventato il miglior affiliato in tutto il mondo, ho superato anche affiliati famosi a livello internazionale, avevo veramente fatto dei numeri incredibili in quel business, quando poi un giorno dal nulla si blocca completamente tutto, siamo stati vittime anche di un brutto inganno da parte di un processore di pagamenti, si è bloccato tutto e non ho mai visto i soldi che dovevo ricevere, ma soprattutto si è bloccato praticamente tutto quello che avevo costruito in un anno. Ora, non so se hai idea di cosa vuol dire un anno della tua vita. Un anno dove io tutti i giorni, l'unico essere vivente con cui parlavo era il mio cane e poi c'era solamente il mio computer. Ero tutti i giorni sul computer e cenavo col cane, parlavo col cane, era il mio unico amico perché mi ero appena trasferito e ti dico la verità, non avevo amici a Valencia, ma nemmeno li volevo avere perché io volevo cambiare la mia vita. E dover ripartire da zero dopo un anno della tua vita investito giorno e notte su un progetto fino a che veramente non ti sanguinavano gli occhi dal lavorare al computer, è stata per me una mazzata grande. E da qui è nato il mio progetto che si chiama Marketing Genius, creato insieme al mio socio Fabio, e siamo oltre 20.000 membri all'interno di Marketing Genius e il nostro obiettivo è quello di condividere e insegnare le migliori strategie digitali per lanciare un'attività online e per costruire davvero con le tue mani il tuo successo. Ed è qualcosa che non è mai stato fatto prima, perché nessuno, a mio modo di vedere, prima d'oggi ha creato un sistema di insegnamento logico e sequenziale per dare ordine alla quantità infinita di informazioni che
puoi trovare sul web e finalmente dare un metodo passo per passo per imparare come costruire la tua attività online partendo veramente da zero. Beh, la mia filosofia si chiama all in, andare all in. Cosa significa? Beh, io non sono un grandissimo fan del multi business o del multi cose, del fare troppa roba insieme. E questo qui è un errore che vedo che fanno tantissime persone, perché quando lavoro con i miei studenti o con le persone che mi seguono, spesso mi sento dire: Matteo, io voglio fare questo e poi questo e poi questo e poi questo e poi quest'altro. Non è un modo per avere successo, anzi, il mio modo di vedere, fare troppa roba è l'ottima strategia per fallire. Perché? Perché non puoi fare mille cose insieme. Realmente quello che devi fare, se vuoi avere successo, è fare una cosa alla volta fatta dannatamente bene. Ma perché? Perché le persone non comprano un prodotto mediocre, non comprano un servizio mediocre e non comprano te se sei mediocre. E indovina un po', se fai troppa roba, alla fine non riesci a costruire niente. Fai un po' di qui, un po' di lì, un po' di qui, un po' di lì, un po' di qui, un po' di lì e continui a costruire mille cose diverse perché pensi che, vedi, nel mondo online soprattutto abbiamo opportunità che nascono ogni 3 secondi. Siamo bombardati continuamente da nuove opportunità. Quando entri in questo mondo, ogni 3 secondi ti renderai conto che ti passa qualcosa davanti e sei sempre più confuso. E io ti posso dire una cosa: devi fare chiarezza, togli più cose possibili, scegli un progetto, mettici tutta la tua energia, vai all in, fai le cose dannatamente bene e cambierà tutto nella tua vita. E ricordati una cosa: io sarò sempre a fianco a te per tutto quello che ti servirà.